comunicazione sulle 17:30 è stato l'errore di oggi, ma pazienza, il martedì sono alle 18, perché l'aula magna viene utilizzata prima, bisogna che ci sia il cambio in tempo per stabilizzare, quindi ci scusiamo se c'è stato questo piccolo inconveniente. Comunque ancora buonasera e benvenuti ai nostri ospiti, l'ingegner Roberto Mezzalama e il professor Antonio Navarra. Siamo onorati di avere due voci così autorevoli, vi ringrazio davvero di essere qui con noi per parlare di una delle questioni centrali oggi, cruciali oggi, che è quella dell'emergenza climatica. A partire anche da un libro che Roberto Mezzalama ha scritto, sul clima che cambia l'Italia, viaggio in un paese sconvolto dall'emergenza climatica, che potete trovare anche in vendita. Secondo me non è acceso, sì. Quando parliamo di riscaldamento climatico, spesso si è tentati di pensare che il riscaldamento climatico sia altrove, sia da un'altra parte nello spazio, sia nei deserti, sia nelle calotte artiche, e che sia un problema che si può rinviare anche nel tempo. Invece il libro del professore, dell'ingegner Mezzalama, ci dice che è qui e ora proprio, è qui in Italia, vicino a noi, nel nostro paese, e come dice la copertina sta cambiando il paesaggio, la terra, i fiumi, il mare, i distretti economici e i nostri prodotti. Quindi queste cose le fa dire, in una parte del libro, a dei testimoni diretti, a persone come maestri di sci, guide alpine, pescatori, agricoltori, viticoltori, guardie forestali, che stanno vivendo ogni giorno i problemi che questo cambiamento ha creato. Non solo, ma anche a persone, le fa dire, persone che hanno attraversato e hanno vissuto i drammi ambientali che ci sono stati negli ultimi tempi. È una parte molto coinvolgente del libro, perché ci fa proprio capire il trauma profondo che questo cambiamento, che questi cambiamenti stanno creando nelle persone, nelle nostre vite. Ecco, poi il libro ha anche altre pagine importanti dedicate alle cause del riscaldamento climatico, alla transizione ecologica, a cosa si dovrebbe fare per affrontare questo grande tema. Ma di questo parleranno i nostri ospiti. Dico due cose per presentarli. L'ingegner Mezzalama è ingegnere ambientale e ha seguito un master in ingegneria ambientale al Politecnico di Torino, e anche adesso attualmente è nel CDA del Politecnico di Torino ed è anche collaboratore dell'Università di Harvard, ma come professione lui ricopre un ruolo apicale in una grande multinazionale di ingegneria ambientale e ha diretto degli studi sugli ambienti per poter poi procedere a grosse imprese infrastrutturali in tutte le parti del mondo, quindi è venuto a contatto con Canada, Asia, America del Nord, e ha toccato con mano i problemi del riscaldamento e dell'emergenza ambientale. Il professor Navarra, che viene da Bologna, quindi vicino a noi, è presidente di un'importantissima fondazione che è il Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, ed è anche è fisico di formazione, si è perfezionato e ha preso un dottorato all'Università di Princeton e adesso è ordinario di climatologia e di meteorologia all'Università di Bologna. Tra l'altro Bologna è una delle punte di eccellenza proprio in Italia, delle poche, per lo studio del clima, e stanno anche, mi diceva poco fa, attivando una nuova disciplina proprio, una laurea magistrale, ecco, proprio sullo studio del clima. Bene, io lascio
la parola ai nostri ospiti. Grazie ancora per essere qui e a voi buon ascolto. Grazie molto, è un piacere essere qui stasera con voi, con questa occasione. Io devo dire che quando stavo pensando a cosa dire stasera, mi sono trovato in difficoltà, perché sul clima è già stato detto tutto, ed è anche una di quelle cose che noi, diciamo, tutti quanti crediamo di sapere cos'è. Voi avrete sicuramente una zia che dice che non ci sono più le mezze stagioni. È assolutamente vero. Nel Mediterraneo non ci sono mai state. E questo perché il Mediterraneo ha una struttura particolare per cui le transizioni sono molto veloci. Ma non voglio entrare, ma diciamo che il clima è così entrato nel linguaggio, diciamo, nella esperienza normale, quotidiana, che è così pieno di riferimenti comuni che quando uno si pone il problema di qual è una considerazione scientifica del clima non sa più bene come muoversi. Ed è il problema che abbiamo noi, perché quando uno, diciamo, si astrae dall'esperienza quotidiana e si pone il problema appunto di trattare in maniera scientifica, quindi di applicare il metodo scientifico al clima, si pone il problema di come fare. E innanzitutto deve definire il sistema, e il sistema è quello che possiamo immaginare. Il clima è fatto dell'atmosfera, dell'oceano, dalle nuvole, dalle montagne, tutto è tenuto assieme dall'acqua. L'acqua ha questa pessima abitudine che cambia fase, quindi la troviamo liquida, solida, gassosa. Tutte le volte che cambia fase e scambia energia con l'ambiente, il clima è il risultato di tutti questi milioni, miliardi, trilioni, mi fermo qui con i miliardi perché poi si va su rapidamente, di minuscole transazioni che collettivamente definiscono il clima. Quindi è complicato? Molto complicato, complicatissimo, è così complicato che dopo un po' questa parola stessa è priva di senso. Ora, se noi vogliamo applicare il metodo scientifico a un sistema così complicato, normalmente la scienza opera per riduzione. Cioè lo prende e poi comincia a dire questo non conta, lo tolgo, questo non serve, lo tolgo, fino a che si distilla a un momento cruciale. Sono i cosiddetti esperimenti cruciali, la storia della scienza è piena di questi esperimenti cruciali che permettono di fare una discriminazione tra due visioni del mondo diverse. Tipicamente si possono fare su un tavolo. Se il processo è fatto bene, io arrivo a un punto in cui una misura su un tavolo mi discrimina tra due visioni del mondo. Anch'io vorrei fare un esperimento cruciale. Vorrei chiudere Gibilterra e vedere se il Mediterraneo veramente si asciuga di 2 metri all'anno, come le nostre stime ci dicono, oppure no. Però non me lo fanno fare. Non mi danno i soldi, non mi danno i permessi. Quindi il problema è come faccio a applicare il metodo scientifico a un sistema dove non posso fare esperimenti. È un bel problema. E in effetti il problema è stato risolto solo quando siamo stati così fortunati da poter creare la nostra particolare versione del nostro pianeta. L'abbiamo fatto creando delle rappresentazioni virtuali del nostro pianeta, che noi chiamiamo modelli numerici, che contengono tutti i processi, o perlomeno quelli che noi crediamo essere i processi più importanti, e in quei mondi virtuali possiamo fare gli esperimenti. Possiamo chiudere Gibilterra, possiamo togliere le Alpi e vedere se il clima della Valle Padana veramente dipende dalle Alpi, oppure, visto che ci siamo, togliamo tutte le montagne della Terra e vediamo che succede. Quindi con questo oggetto noi possiamo, diciamo, la scienza del clima si è trasformata da una scienza descrittiva. Se voi leggete, diciamo, gli articoli di scienza del clima all'inizio dell'Ottocento, sono diari di viaggio. Ero a Sumatra la mattina, è calata la nebbia verso la sera, poi è venuto fresco, cioè una cosa così. Con questi modelli noi riusciamo a fare affermazioni scientifiche. Questo ha permesso lo sviluppo enorme delle previsioni del tempo che noi usiamo tutti i giorni, anche se magari non tutti lo sanno, ma quello che si vede per televisione è basato su tecnologie di questo tipo. E poi a un certo punto qualcuno si è accorto che noi stavamo cambiando il nostro pianeta nella sua composizione fondamentale, aggiungendo i gas serra all'atmosfera. E qualcuno si è chiesto, ma che succede?
E non è una domanda troppo banale, perché la quantità di anidride carbonica che sta in atmosfera è molto piccola. E noi l'abbiamo cambiata di molto, ma se voi prendete una roba molto piccola e la raddoppiate, rimane comunque molto piccola. Quindi non è semplice valutare a occhio l'effetto di un aumento dei gas serra. Solo i modelli numerici ci hanno permesso di capire che quel piccolo aumento si tramutava in aumenti di temperatura importanti. E da lì è cominciata tutta questa saga che io ho avuto il privilegio di osservare dall'inizio, perché mi trovavo, diciamo, proprio in uno dei centri dove questo processo è iniziato. Io ho visto il problema dei cambiamenti climatici partire da un'oscura questione scientifica, tramutarsi in un problema geopolitico di prima grandezza, fino all'altro giorno che c'è stata COP26. Che vuol dire questo? Che le questioni, il livello di informazione che noi come comunità scientifica forniamo, il livello di sviluppo, di avanzamento e tutto il resto, ha degli impatti, volenti o nolenti, sulle scelte politiche, economiche e in generale la conversazione politica nazionale e internazionale che ha luogo ormai dappertutto. Quindi, come dire, abbiamo fatto un giro completo, siamo partiti dal clima, che è un'esperienza quotidiana e immediata, poi siamo arrivati a definirlo come un problema scientifico e poi siamo tornati a scoprire che quel clima ha un impatto sulla nostra esperienza in quanto comunità politica, che vuol dire sulla vita di tutti quanti. E qui si apre un'altra questione, perché allora il punto è che abbiamo un problema enorme, planetario, e al tempo stesso capiamo che quel problema impatta la vita di tutti quanti. Quindi come riusciamo a mettere assieme queste due cose? Ci sono molti studi sociali che dimostrano che c'è una grandissima, se voi chiedete, insomma, una grandissima presa di coscienza del fatto che il clima è un problema molto importante e che bisognerebbe fare qualcosa. Quando però poi si chiede se l'individuo è disposto a, a rinunciare un pezzo ad accettare misure che entrano nella sua sfera personale, la faccenda diventa più complicata. Quindi noi siamo alle prese con un dilemma. Noi abbiamo un problema globale, planetario, che dipende dai comportamenti della gente, dalle aspirazioni, dalle aspettative, eccetera, che sono diverse sia a livello nazionale che internazionale. Abbiamo un'enorme disuguaglianza a livello internazionale di paesi che non hanno il nostro livello di sviluppo e che quindi hanno necessità di fare, di generare ricchezza perlomeno allo stesso livello che noi abbiamo fatto negli ultimi anni. Al tempo stesso noi sappiamo che se loro ripercorrono la stessa strada che abbiamo fatto noi, l'effetto sul clima può essere devastante. Quindi la questione è come riusciamo a far sì che le misure che noi dobbiamo prendere siano non solo efficaci nel ridurre le emissioni, ma siano anche accettabili dal punto di vista sociale. Quello che stiamo facendo in questi giorni è un'ambizione incredibile, perché la necessità di abbattere le emissioni implica una trasformazione del nostro sistema economico e sociale. Trasformazioni che sono sempre state, quando noi siamo passati dal legno al carbone, dal carbone all'olio, è stata la stessa trasformazione, ma questa volta abbiamo l'ambizione di governare questa transizione, che è una cosa che nessuno ha mai fatto. Per fare questo occorre che la gente sia d'accordo, occorre che la gente accetti le politiche. È per questo che io penso che questo libro sia molto importante, perché connette in maniera, secondo me, molto interessante e unica, un problema planetario a quello che invece sono le esperienze e la vita di tutti quanti. E senza entrare in questioni, senza fare prediche, che penso che non servano, però bisogna capire che l'accettabilità sociale deve essere inevitabile, che dobbiamo prendere, è uno dei nostri momenti più importanti. Io credo che questo libro, le storie di questo libro, possano aiutare ad andare in quella direzione. Grazie, grazie Antonio. Scusate per il
maneggiamento del microfono. Intanto grazie per l'invito e grazie Antonio per questa introduzione. Come diceva Susi all'inizio, io diciamo di lavoro mi occupo di studi e valutazioni di impatto ambientale, analisi di rischio, e ho avuto anch'io un po' di fortuna nella vita, ho avuto la fortuna di lavorare per una società internazionale, quindi di poter lavorare in varie parti del mondo. E direi che per me gli effetti dei cambiamenti climatici sono diventati una realtà quotidiana ormai da tanti anni, nel senso che ricordo nel 2004 lavoravo in Canada e allora già il governo canadese richiedeva delle valutazioni specifiche dell'impatto climatico di alcuni interventi che si andavano a fare. E mi ricordo che quando si andava nell'Artico, in alcuni villaggi in cui erano state costruite delle case con delle fondazioni montate sul permafrost, sul terreno sempre ghiacciato, i pavimenti erano tutti craccati, no? Perché il permafrost già cominciava a sciogliersi, le strade erano tutte imbarcate. Per cui effettivamente, diciamo, per chi ha avuto come me la fortuna di guardare un po' ai problemi ambientali da vicino, perché bisognava descriverli, bisognava trovare delle soluzioni a dei problemi contingenti, questo è un tema molto evidente, non diciamo da quando l'ottima Greta Thunberg ha cominciato a scioperare un paio d'anni fa, ma francamente da una ventina di anni. E diciamo, nel corso del tempo poi appunto ho avuto occasione di vedere anche altre cose in altre parti del mondo, ovviamente, e a un certo punto ho deciso nel 2020, siccome era il mio trentesimo anno, scusate, ho evidentemente bisogno di bere qualcosa. E acqua. Nel 2020, siccome era il mio trentesimo anno dalla laurea, ho deciso di prendermi un sabbatico, e siccome non sono molto capace di stare con le mani in mano, ho deciso appunto di scrivere questo libro. E un po', diciamo, l'ho fatto sulla base del ragionamento che ha fatto Antonio poc'anzi, cioè mi sono reso conto del fatto che molto spesso, parlando con le persone, si associava il tema degli effetti dei cambiamenti climatici a dei posti lontani, quindi l'Artico, quindi l'Africa, quindi diciamo situazioni estreme, se vogliamo, che da un punto di vista climatico, e anche lontano nel tempo. Cioè questo fatto cambierà entro il 2100, no, la fine del secolo, uno poi ci pensa sempre che sia una cosa lontanissima. Mentre appunto, avendo avuto l'esperienza diretta di cosa succede al clima anche in Italia, ho deciso che era importante provare a far arrivare il messaggio agli italiani, a quanti più italiani possibile, che il tema è qui e ora, cioè il problema dei cambiamenti climatici è qui e ora, anzi è qui in modo evidente da una ventina di anni. E ho provato a farlo, quindi raccontando, anziché le storie degli orsi polari o dei migranti climatici dal Mali, le storie delle persone e delle cose che succedono a casa nostra, che, guardate, delle quali si parla effettivamente, ma spesso sono articoli di giornale che compaiono e poi scompaiono, quindi è difficile ricostruire poi una storia, tenere un filo logico di queste cose. Quindi ho provato a catturarle in una serie di storie. E ve ne cito, diciamo così, un paio, perché poi, come dire, ho fatto anche, mi sono dovuto documentare parecchio per questo libro, e ho cominciato dalla relazione di accompagnamento al piano di adattamento ai cambiamenti climatici, quelle 700 pagine, che credo di essere uno dei due o tre italiani che ha letto fino in fondo, no? nella loro interezza. Perché effettivamente si sa già molto, cioè da un punto di vista scientifico, la comunità scientifica italiana, di cui Antonio è un grandissimo esponente, ha già fatto moltissimo lavoro, c'è già moltissima informazione anche, diciamo, non solo sull'andamento del clima, ma anche sugli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi mi sono studiato queste cose, poi ho individuato alcuni temi interessanti e ho cominciato a attaccarmi al telefono e a cercare di parlare con le persone che avevano in qualche modo avuto testimonianza, no, di questi fatti. E diciamo, ve ne racconto due o tre di queste storie, poi se avrete la pazienza di leggere il libro ne troverete altre. Ho cominciato con le montagne,
io sono torinese, anzi biellese di origine, quindi per me le Alpi sono, come dire, l'uscio di casa. E ovviamente le montagne sono uno degli ambienti che sta subendo, insieme agli ambienti artici, agli ambienti, diciamo, dove appunto c'è il permafrost, dove ci sono i ghiacci perenni, le alte montagne stanno subendo degli effetti molto rapidi e molto drammatici dei cambiamenti climatici. E molto spesso si associa questo allo scioglimento dei ghiacciai, cioè, che è evidentemente uno dei fenomeni più evidenti. Ma c'è un altro fenomeno che è proprio lo scioglimento del permafrost, nel senso che nella parte più alta delle montagne, diciamo, l'acqua è prevalentemente allo stato di ghiaccio, anche nell'intercapedine delle rocce, no? Anche nel terreno. Ora, chiaramente quando lo zero termico, cioè la temperatura al di sopra dello zero, si alza, l'acqua, anche in queste condizioni, non solo si scioglie nei ghiacciai, ma si scioglie anche in questi ambienti. E che cosa succede? Succede che si creano nelle discontinuità della roccia, soprattutto, si creano dei fenomeni di gelo e disgelo che sollecitano in qualche modo la roccia e soprattutto fanno in modo che altra acqua possa entrare. E quindi si verificano dei crolli anche molto importanti. Ne racconto uno partendo dalla storia di un grandissimo italiano, che è Walter Bonatti. Walter Bonatti è stato uno dei più grandi alpinisti italiani, ha partecipato all'ascensione al K2, e tornando dal K2 viene accusato di essere, di avere ostacolato la salita dei due che erano stati prescelti per salire sulla cima, cosa che poi non è vera, anzi lui rischia la vita insieme a una guida pakistana per portare l'ossigeno appunto a Compagnoni e Lacedelli che erano stati scelti per salire in cima. Sta di fatto che lui torna e passa un anno quasi da paria, cioè viene un po' emarginato, lui anche un po' si isola. Poi compie questa impresa straordinaria che è l'ascesa alle Guilles du Dru, che è una parte del Monte Bianco in Francia, e sale per 6 giorni su questa parete che era considerata una delle impossibilità dell'alpinismo, era proprio classificata come montagna salita, ascensione impossibile. Lui sale, viene celebrato soprattutto dai francesi come uno dei più grandi alpinisti, questo rimane nella storia dell'alpinismo una delle più grandi imprese. 1955. Passiamo al 2005. Nel 2005 le Guilles du Dru crolla completamente. 270.000 metri cubi di roccia che vengono giù. E uno dei geologi francesi che studia questo fenomeno comincia a documentare non solo questo crollo ma anche altri crolli e dopo un po' di ricerche lo attribuisce come causa principale l'instabilità della roccia l'effetto dei cambiamenti climatici. Soprattutto del fatto che nel 2003 c'è stata quella enorme, importantissima ondata di calore che ha colpito l'Europa e che ha innescato poi un meccanismo che è andato avanti negli anni, per cui questo shock termico importante che c'è stato, soprattutto sulle alte montagne, ha causato, infatti non è stato l'unico fenomeno di crollo importante. Sta di fatto che appunto le Guilles du Dru crolla e con questo si lancia anche un campanello d'allarme nel mondo dell'alpinismo. Io allora comincio a parlare con le guide del Monte Bianco, intervisto Hervé Barmas, che è uno degli alpinisti più noti, famosi, bravi in questo momento italiani, e tutti mi confermano la stessa cosa, cioè che andare in montagna, nelle alte montagne, è diventato estremamente pericoloso, è diventato estremamente difficile e che ci sono una serie di alte vie che già non si possono più percorrere, che sono impossibili da percorrere. C'è in particolare sul Monte Bianco delle 100 migliori ascensioni del Monte Bianco che erano state descritte da Gaston Rebuffat, che era un grande alpinista francese degli anni 30, ce ne sono già 5 che sono completamente sparite, cioè non si possono più fare, e 70 di queste hanno subito più di un effetto dei cambiamenti climatici. Per cui la vita di chi sta in montagna, il mestiere dell'alpinista, il mestiere della guida alpina, io ho parlato con una delle guide del Monte Bianco e mi diceva, anche voi immaginatevi una guida alpina, insomma non è proprio un ragazzino, non è uno abituato a rischiare la vita, eccetera, ma veramente con grande emozione mi diceva: io penso che il mio lavoro non potrò tramandarlo ai miei figli, io penso che questo sia un lavoro che va a sparire perché sta diventando troppo difficile, sta diventando troppo, eh,
troppo pericoloso. E quindi poi nel libro troverete tutta una serie di altri racconti, tutta una serie di altri approfondimenti anche su quello che sta succedendo alle alte montagne. E le alte montagne, guardate che sono una delle, come dire, delle particolarità dell'Italia, fanno parte del paesaggio, fanno parte della storia, ma fanno parte anche dell'economia dell'Italia. E quando voi guardate a quello che succederà, si prevede che succederà agli impianti sciistici in regioni come la Valle d'Aosta, vi accorgete che nel giro di 20 anni la stagione sciistica verrà ridotta del 40%. E tutta una serie di stazioni che sono a una quota più bassa e sono più marginali, semplicemente dovranno chiudere. Questo significa centinaia, migliaia di posti di lavoro, significa anche, come dire, una perdita proprio netta di possibilità di ricreazione, insomma, di turismo, di sport, no? Nel nostro paese. Passo a un altro, come dire, a un altro estremo, se volete, che è quello del mare. L'Italia è circondata dal mare e il mare, non solo diciamo la terraferma, ma il mare anche si sta scaldando. Adesso Antonio magari mi darà un dato più preciso, però insomma siamo a un grado almeno di aumento del Mediterraneo, di temperatura superficiale. Ora, un grado sembra poco, no? Dici vabbè, un grado, ma quando pensiamo a un grado di media dobbiamo pensare anche che c'è un andamento stagionale, no? E che quindi durante l'estate, durante le stagioni più calde, questo aumento di temperatura in realtà è anche di 3-4 gradi rispetto alla media climatica. E tutto questo ha una serie di conseguenze sugli ambienti marini. Una delle cose che racconto è l'effetto sui coralli. Ora, noi non abbiamo la barriera corallina così come, insomma, si vede nei mari tropicali, ma abbiamo delle formazioni che si chiamano coralligene, che sono quelle che trovate nelle copertine dei libri sui mari della Sardegna, che trovate quando si parla del parco marino di Portofino, che trovate quando si parla delle aree marine del Mediterraneo. Ecco, negli ultimi anni il coralligeno del Mar Mediterraneo ha subito degli effetti negativi giganteschi, che sono legati in parte all'effetto diretto della temperatura, che ha un effetto sulla fisiologia degli organismi, ma anche legati al fatto che ci sono dei parassiti che a più alte temperature sono in grado di, diciamo così, prosperare meglio, perché trovano degli organismi che sono già stressati e sono meno in grado di difendersi. Oppure ci sono degli organismi, dei patogeni, diciamo così, dei microrganismi, che arrivano perché sono dentro a delle specie che invadono il Mediterraneo da mari più caldi e trovano nel Mediterraneo un ambiente idoneo, che prima non era, no? E quindi sono in grado di competere in maniera molto efficace con le specie mediterranee. C'è la storia di due pesci che racconto, che uno è la salpa. La salpa è una specie, diciamo, di mari relativamente freddi, ma si spingeva fino, diciamo, nel centro-sud del Mediterraneo. Adesso la si trova solo abbastanza isolata, diciamo così, nella parte più a nord del Mediterraneo. Per contro arriva un altro pesce, che è il pesce coniglio, che è entrato dal canale di Suez, ha cominciato a invadere i mari, diciamo, del Mediterraneo orientale, e quindi oggi quando voi andate in un mercato del pesce in Grecia, potete comprare tranquillamente i pesci coniglio. I pescatori più giovani di lì quasi non si ricordano neanche che è una specie invasiva. Ecco, quindi il pesce coniglio arriva e occupa sostanzialmente gli spazi lasciati liberi da altre specie come la salpa. Tutto questo poi ha degli effetti sulla pesca. Io ho intervistato i pescatori di vongole di Chioggia. Chioggia è, diciamo, insieme a Mazara del Vallo, è uno dei due porti pescherecci più importanti in Italia, e in modo interessante ho trovato, come dire, praticamente la stessa storia che mi ha raccontato la guida alpina. Ho trovato un pescatore, Norge Tiozzo, anche lui un omone, insomma, di cui non pensereste, insomma, di avere, dal quale non pensereste di avere una reazione emotiva su queste cose, ma anche lui invece mi ha detto: ma io
non penso che riuscirò a lasciare. Mio padre mi ha lasciato la barca, no? E io ho cominciato a fare il pescatore a 15 anni, ma io non penso che mio figlio, non penso che lascerò questo mestiere a mio figlio, perché sta cambiando troppo velocemente. Noi non riusciamo, un'altra cosa che mi ha detto, noi non riusciamo più a leggere il mare, non riusciamo più a capire cosa succede, perché i fenomeni meteorologici anche nell'Alto Adriatico diventano in qualche modo sempre più violenti, in qualche modo anche sempre più imprevedibili. Quindi un'altra storia, diciamo, se vogliamo, di un mestiere che comunque conta per l'Italia. L'Italia ha, tra l'altro, la pesca che in qualche modo ha il reddito per addetto più alto di tutto il Mediterraneo. Cioè i turchi, con il doppio delle persone impiegate nella pesca, fanno la metà del nostro fatturato. Quindi è comunque un settore molto importante, un settore che determina anche una cultura, determina anche un indotto estremamente importante nel paese, e che effettivamente è a rischio. Ci sono nell'Alto Adriatico i pescatori di sogliole, adesso, diciamo, per pescare 20 kg di sogliole spesso tirano su qualche quintale di un mollusco invasivo che poi devono ributtare in mare perché non è commercializzabile. Quindi ci sono tutti questi effetti. Ne racconto ancora uno, poi magari facciamo qualche approfondimento. Ma la terza storia che vorrei raccontarvi riguarda un'altra delle, se vogliamo, un'altra dei caratteri distintivi, se vogliamo anche delle eccellenze dell'Italia, soprattutto negli ultimi, direi, 20-25 anni, che è il vino. Noi siamo diventati, pochi anni fa in realtà, i primi produttori di vino al mondo. Cioè abbiamo superato la Francia come quantità, non come fatturato, nel senso che loro ne fanno un po' meno, ma sono più bravi a venderlo, quindi in realtà fatturano quasi il doppio di quello che fatturiamo noi, e magari poi dal punto di vista qualitativo non è che, diciamo, siano così, così diversi. Però sta di fatto che il vino è, di nuovo, una di quelle cose, uno di quegli oggetti, uno di quei prodotti, okay, che non sono solo un prodotto, ma c'è dietro un mondo, c'è dietro una cultura, c'è dietro un paesaggio, ci sono dietro dei territori, ci sono dietro delle storie, anche delle storie di famiglie, di imprese, di personaggi, no? Pensate ai Barolo Boys, no? Delle mie parti, questo gruppetto di viticoltori che ha portato il Barolo, no? Da un vino abbastanza modesto. Tra l'altro eravamo appena usciti, vedo che ci sono un po' di capelli grigi qui, ma quando ve lo ricordate sicuramente, dalla vicenda del vino al metanolo, 1985. Okay? La viticoltura italiana era devastata dalla vicenda del vino al metanolo. Ecco, da allora siamo diventati i principali produttori mondiali, con un percorso, diciamo, che è stato anche basato sul lavoro, sulla vita di queste persone. Io ho intervistato la vedova di Matteo Correggia, che è stato uno dei Barolo Boys, purtroppo morto molto, molto giovane. Ecco, il vino, nelle parole di Attilio Scienza, che è uno dei più grossi studiosi del vino in Italia, è un termometro perfetto, nel senso che la pianta della vite risponde in maniera molto diretta, molto netta ai cambiamenti climatici, sia ai cambiamenti di temperatura che ai cambiamenti della disponibilità di acqua. Quindi da quanto piove in termini quantitativi, ma anche da quando piove, no? E quindi dalla disponibilità dell'acqua nel corso dell'anno. Se voi parlate con qualunque viticoltore, a qualunque latitudine, vi dirà, un po' come la zia di cui parlavamo prima, ma forse con un pochino più di ragion veduta, no? A questo punto, vi potrà dire quanto è cambiata la sua vita negli ultimi 20 anni. Quanto è cambiato il modo di coltivare la vita negli ultimi 20 anni. E faccio alcuni esempi. Marcello Lunelli, che è il direttore tecnico delle cantine Ferrari, quelle degli spumanti del Trento DOC, mi raccontava che loro da qualche anno ormai non accettano più uve che vengono da vigne che stanno sotto i 300 metri di quota, e loro lo fanno con lo Chardonnay. Okay? E hanno cominciato a comprare e a, diciamo così, piantumare con le viti terreni che stanno a 600-700, anche quasi 800 metri di quota, dove adesso ci sono i pascoli, adesso ci sono i prati, quindi loro stanno spostando le vigne più su a quelle quote.
E mi dice lui, ma noi siamo fortunati perché noi abbiamo la montagna, cioè noi possiamo in qualche modo adattarci, questa parola, no, dell'adattamento, ovviamente, climatico, adattarci a una situazione che cambia. Ma un altro viticoltore che ho incontrato, Ivo Nardi, che sta invece a Valdobbiadene, lui ha la vigna che sta in cima alla collina di Valdobbiadene. E mi dice, io da qui non è che posso andare da nessuna parte, sono già quello che sta più in alto. Non c'è modo per il Prosecco, a parte di andare in provincia di Belluno, dove non ci sono mai state le vigne, ma adesso cominciano a impiantare le vigne. In Sicilia nel 2017 si è dovuta cambiare la legge regionale che regola la produzione dei vini DOC e DOC-G, per consentire di vendemmiare a luglio, perché la legge già prevedeva la possibilità di vendemmiare ad agosto, ma agosto non bastava più. Quindi nel nord Italia la vendemmia si è spostata, si è anticipata ovunque di almeno 2 settimane, ma in alcuni casi anche di 3, in alcuni casi anche di 4 settimane. Ora, tutto questo ha delle conseguenze estremamente importanti in un settore estremamente importante per l'Italia, perché questi cambiamenti vogliono dire anche dei cambiamenti qualitativi importanti, cioè oggi per fare un vino con le caratteristiche descritte dai disciplinari bisogna investire molte più risorse, molto più tempo, molta più energia di quanto non si facesse fino a una decina di anni fa. Fate conto che il vino, l'uva, quando arriva in cantina deve essere subito abbattuta, cioè la temperatura deve essere abbattuta con dentro delle celle frigorifere, perché altrimenti il fenomeno di fermentazione parte subito prima che si riesca a fare qualunque lavorazione. Dopodiché bisogna tenerla nelle celle frigorifere, perché altrimenti non si riesce a vinificare. Le caratteristiche organolettiche cambiano anche a seconda di quante foglie ci sono sulla pianta di vite, e quindi togliere o non togliere le foglie è una delle cose che ogni volta e ogni anno bisogna decidere in maniera diversa a seconda di come va la stagione. Insomma, morale, tutto questo si combina poi con effetti come quello che abbiamo visto quest'anno nella regione dello Champagne, dove è arrivata la gelata primaverile e la regione dello Champagne ha perso in alcuni casi fino al 70%. Alcune aree, fino al 70% della produzione. La gelata primaverile c'è sempre stata, no? Un po'. Non è quello il problema. Il problema è che adesso molto spesso noi usciamo da un mese di gennaio-febbraio già caldini, no? Perché la temperatura si è alzata, e quindi quando le piante si trovano di fronte alla gelata primaverile sono già in pieno sviluppo e quindi subiscono un danno molto più grande. Quindi voi poi vedete queste immagini delle vigne con i barili di legna, no, che vengono per cercare di tenere la temperatura su di qualche grado, ma quest'anno nella regione Champagne non è assolutamente bastato. Questo è un effetto. L'altro effetto è la grandine, che aumenta di dimensioni e aumenta di frequenza. L'altro effetto è la siccità, per cui oggi rispetto a 10 anni fa voi andate in posti in cui si coltivava la vigna normalmente senza particolari precauzioni, si facevano magari 4-5 trattamenti, 6 trattamenti l'anno, e voi vi trovate con la rete antigrandine, l'impianto di irrigazione, l'assicurazione comunque per la grandine, una decina di interventi con lo zolfo sulla vigna, il defogliamento molto più frequente e la cella frigorifere, perché altrimenti non riuscite più a fare il prosecco. Ora, potrei andare avanti e raccontarvene molte altre. Spero di avervi dato un po' un'idea, no, di alcune delle cose. Siamo in Emilia, nella Romagna, quest'estate si è perso il 40% della produzione di frutta, le pere in particolare. La gente sta togliendo le piante di pere perché costa troppo coltivare le pere in una situazione dominata dai cambiamenti climatici, no? E quindi, con questo spero di avervi dato una prima idea, no, di quello che sta succedendo, e che le persone, basta veramente aver voglia di andare una volta in campagna e fare
due chiacchiere con chi sta in campagna, o di andare al mare e fare due chiacchiere con chi vive al mare, o andare in montagna. E queste cose ve le raccontano. Allora, tutto questo, tornando un po' al punto di Antonio, ci fa chiaramente riflettere sull'urgenza, l'importanza, direi l'immanenza, no, degli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici, cioè gli interventi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che poi sono quello che dobbiamo fare, che poi sono l'oggetto delle discussioni al G20, alla COP26, e praticamente non c'è più un vertice internazionale in cui non si parli di questa cosa. E lì, di nuovo, tra un grado e mezzo di aumento della temperatura globale e due gradi, poi magari tu ce lo puoi dire meglio, no? Ma ci sono delle differenze di effetti enormi, sono differenze di effetti giganteschi, e guardate che noi siamo già, se non ho capito male, a 1,1 a livello globale, no? Di aumento di temperatura. Di questo si parlava, no? nei giorni scorsi. Quindi non abbiamo più molto, molto, molto margine. E quel cambiamento, diciamo, quel cambiamento di cui parlava Antonio prima, guardate, è un cambiamento veramente radicale. Cioè noi, per fare quello che ci chiede l'Unione Europea, che vuol dire 55% di emissioni in meno entro il 2030 e azzeramento, decarbonizzazione entro il 2050, noi abbiamo 9 anni per fare meno 55. Allora, vuol dire, per essere chiari, di avere una riduzione delle emissioni più grande di quella che c'è stata durante la pandemia. Okay? Vuol dire che noi dobbiamo fare quel tipo di salto tutti gli anni, da qui al 2050. E non è proprio una cosa banale, perché noi dal 90 al 2018, se non vado errato, abbiamo ridotto le emissioni, no? Di un più o meno 20%, una cosa di questo genere. Allora, voi immaginatevi di quella roba lì, su 9 anni, fare il doppio su 9 anni, anzi quasi il triplo su 9 anni. Ecco, queste sono le dimensioni del problema, e questo è anche il motivo per cui oggi, diciamo, chi protesta in modo vibrato su queste cose qui non chiede dei cambiamenti piccolini, cioè dice fateci capire, fateci vedere che effettivamente avete qualche idea su come fare dei cambiamenti drastici, come veramente ribaltare la situazione. E credo che con questa idea, appunto, del ribaltamento della situazione dovremo fare i conti nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Di nuovo, dico quello che ha detto Obama, no? alla COP26, bisogna sempre pensare più o meno a 3 livelli, no? Che c'è sempre qualcosa che possiamo fare noi personalmente, cioè nella nostra vita personale, no? Andare in bicicletta, non prendere più l'aereo, magari cambiare l'impianto di riscaldamento a casa, eccetera, eccetera. Poi ognuno di noi fa un mestiere e quindi ha una sfera di influenza, quindi può influenzare le cose intorno a sé. E poi c'è un terzo livello, che è la politica. E ognuno di noi come minimo vota, come massimo si fa votare e diventa un membro eletto e va in Parlamento e va in Consiglio Comunale. Ecco, bisogna ricordarsi sempre che ci sono questi 3 livelli e di attivarsi a questi 3 livelli. Assolutamente giusto. Io penso che hai messo in luce, secondo me, la complessità. Diciamo che quando noi ci siamo resi conto che il clima non era una specie di scenario sul quale si svolgeva la commedia umana, ma era un attore che era con noi sul palcoscenico, ci siamo improvvisamente resi conto della presenza di quest'attore in un numero infinito di storie, che prima sostanzialmente non avevamo una piena coscienza, no? Quindi gli esempi che sono stati fatti mostrano come, una volta che uno comincia a pensare ma questa cosa qui non è proprio fissa, e improvvisamente si scopre che in realtà noi confidiamo nella stabilità di un certo sistema ambientale in una maniera che non è più vera. E il fatto che noi siamo quelli che stiamo causando i cambi ovviamente accelera la questione. Ora, l'atteggiamento, quello che noi possiamo fare sostanzialmente sono 2 cose. Possiamo o evitare di mettere i gas serra in atmosfera, che si chiama mitigazione,
che è quello che si cerca di fare con la conferenza annuale, le COP e tutto il resto, è quello che accennava prima con la riduzione delle emissioni. Oppure uno accetta che certi cambiamenti climatici arriveranno, allora si tratta di avere un'idea di quali saranno questi cambiamenti, di seguire tutta la filiera dei cambiamenti, di come si propagano attraverso tutte le attività nostre, come arrivano fino a stabilire quali di questi sono più importanti di altri in termini di impatto sull'economia, sulla società, eccetera, e a quel punto mettere in campo delle misure politiche, economiche e tecnologiche che possono ridurre l'impatto negativo di questi cambiamenti o addirittura cogliere delle opportunità. Perché noi tendiamo a dimenticare che quando noi parliamo di cambiamenti, come dire, la parte negativa prende il sopravvento e quindi facciamo una lunga lista di problematiche. Però un cambio è anche un'opportunità, quindi ci sono anche opportunità che si aprono. Allora l'adattamento va in queste due direzioni, da un lato cerca di ridurre diciamo, gli impatti negativi, ma dall'altro cerca di cogliere le opportunità. Per esempio, gli spostamenti della vocazionalità dei territori agricoli, di cui si accennava prima, è chiaro che rendono impossibile certe culture storiche in certi punti, ma magari ne aprono delle altre. Per esempio, in Puglia si sta diffondendo la coltivazione del melograno, che è diventato uno di quelli power food che adesso la gente piace moltissimo, quindi ha un mercato aperto. Cioè, è un esempio. Non voglio arrivare agli estremi di quelli che dicono che in Sicilia faremo gli avocati, cioè le banane, non è questo il punto, però la questione è capire che certi cambiamenti climatici arriveranno per un motivo molto semplice. L'incertezza dei cambiamenti climatici dipende da due fattori sostanzialmente. Dal fatto che noi non sappiamo quanti gas serra metteremo veramente in atmosfera nei prossimi 100 anni. Non lo sappiamo, perché dipende dagli accordi, dipende da quello che succederà, dipende se le promesse verranno mantenute, dipende se non ci sarà un'altra pandemia, non lo sappiamo. Quindi possiamo fare solo degli scenari, quindi possiamo fare delle analisi e dire, beh, supponiamo che vada tutto bene, sono molto basse, oppure supponiamo che invece sono molto alte. E questo ci dà la prima incertezza. La seconda incertezza è data dalle caratteristiche del clima, perché data una certa quantità di gas serra in atmosfera, la risposta del clima non è sempre la stessa. Ha una certa variabilità e quindi questo è quello che noi chiamiamo variabilità naturale del clima e questo ci dà la seconda dose, diciamo, di incertezza. Quando voi guardate quello che fa l'IPCC e gli altri rapporti, voi vedete che questi due elementi sono compresi sempre nelle loro argomentazioni. Bene, se noi guardiamo il periodo fino al 2040, 2050 circa, le traiettorie di emissione, diciamo le storie che noi pensiamo saranno diverse per il futuro, sono molto simili. Vuol dire che qualunque storia noi immaginiamo per il futuro, le emissioni fino al 2040, 2050, sia che saremo su una traiettoria che ci porterà poi a una decarbonizzazione completa, sia che saremo su una traiettoria che finisce invece per livelli molto alti, sono molto simili, il che vuol dire che noi ci dobbiamo aspettare che da qua al 2050 certi cambiamenti climatici arriveranno. Quindi questo fa sì che l'adattamento sia assolutamente necessario. D'altra parte, se noi prendiamo l'attitudine di dire, beh, sapete che c'è, sta mitigazione è complicata, costa molto, non voglio cambiare abitudini, quindi faccio tutto con l'adattamento. Ignoro tutto quel problema là, tutti i soldi che dovevo mettere di là li metto tutti nell'adattamento. Beh, i nostri studi economici mostrano che è molto più costoso, molto più costoso. Quindi bisogna fare tutte e due. Bisogna impegnare risorse per cercare di mitigare e quindi di abbattere quella curva, perché se la curva continua ad andare in maniera molto alta non c'è adattamento che tenga. E al tempo stesso bisogna impegnarsi sull'adattamento perché quella è la strada per riuscire a mantenere il livello di benessere che noi abbiamo, aumentarlo e far sì che anche gli altri, quelli che il benessere non ce l'hanno, perché poi in tutta questa conversazione c'è un convitato di pietra che non è solo un problema nostro, c'è un problema globale
perché per esempio sul Mediterraneo ho un problema serio di stabilità dell'intero arco mediterraneo, la destabilizzazione per esempio dell'Africa subsahariana ha conseguenze sui flussi migratori, che noi sappiamo esistono studi in questa direzione. Il clima non è l'unico fattore che può destabilizzare l'Africa, ce ne sono ovviamente molti altri. Però il clima è un fattore moltiplicativo, aumenta, moltiplica. Quindi, diciamo, tutte queste questioni devono essere messe assieme. Per noi, certo, secondo me abbiamo alcune vulnerabilità particolari. Si parlava del vino. Sapete che una delle serie, diciamo, le osservazioni del clima si basano su termometri. E quindi non possiamo andare molto indietro, perché i termometri prima del 700, 800 non c'erano. Allora come facciamo a ricostruire il clima prima di che qualcuno lo misurasse? Si usano quelli che noi chiamiamo dati indiretti. Uno dei più famosi dati indiretti è una serie storica delle date delle vendemmie in Francia, che è stata conservata dal 1300. Quindi c'è una data, c'è una serie storica di tutte le date. Ed è molto interessante perché è una serie dove la variabilità da un anno all'altro è molto ben rappresentata. Quindi lì abbiamo veramente un'idea di come il clima cambia da un anno all'altro. Quello che invece è assolutamente poco attendibile è la variabilità di lungo periodo, perché corrisponde alle variazioni del gusto di quelli che fanno il vino. Quindi per un lungo periodo il vino piaceva in un certo modo e quindi tutte le vendemmie venivano anticipate oppure venivano posticipate. Quindi è solo un esempio di come delicate sono queste analisi. Però perché secondo me è importante per noi? Beh, perché noi abbiamo una struttura della nostra, del nostro settore agricolo, diciamo, del cibo, che è basato su una serie di nicchie. Noi siamo molto orgogliosi dei nostri prodotti di qualità, che dipendono da una serie, diciamo, di nicchie, sia sociali che climatiche. E che vuol dire che noi siamo particolarmente vulnerabili, perché una variazione anche piccola di certe, diciamo, caratteristiche del clima, che sulla scala del pianeta non si vede neanche, non è una catastrofe planetaria, e improvvisamente però le condizioni che fanno per esempio spuntare i tartufi non ci sono più. Oppure quelle che caratteristiche particolari che ti creano quel particolare tipo di formaggio in quel posto lì non ci sono più. Oppure, come si diceva prima, il prosecco non lo puoi più fare a certe quote, devi andare ad altre. Quindi noi abbiamo un sistema che rischia di essere vulnerabile proprio per la sua, essere centrato sulla qualità di produzioni di nicchia e particolari. Quindi secondo me è una cosa che dobbiamo, diciamo, controllare attentamente. Però alternative non ne vedo, non credo che ne abbiamo. E secondo me dobbiamo prepararci, diciamo, una serie di azioni che dobbiamo fare tutti quanti assieme. Bene. Io a questo punto aprirei le vostre domande, se ce ne sono. Credo che abbiamo un microfono da far girare. Io sono pronta a portare il microfono se qualcuno ha domande da fare. Beh, sì, non è, però ha detto che ci sono una parola di speranza. Ci sono anche degli aspetti positivi, sì, insomma, e delle opportunità. Non so, la soluzione al limite quale potrebbe essere anche per l'elettrico, l'eolico. Ma magari la ripeto io la domanda, no? No, ovviamente mi succede spesso questa cosa, no? Faccio queste presentazioni con come dire, compagni e compagne diversi di presentazione, e poi c'è sempre, come dire, un po' questo silenzio di cupo. Perché, guardate, no, il problema è molto serio, penso che sia Antonio che io, insomma, su questo abbiamo, come dire, posizioni tali per cui ce ne rendiamo conto, e effettivamente
come dire, è un problema che va preso molto seriamente e anche molto urgentemente, perché per moltissimi anni, guardate, alcune, come dicevo prima, io sono 20 anni che vedo queste cose qua e se ne parla da 40, cioè in realtà, no, il famoso rapporto Cerny no, che è stato fatto credo negli anni 70, non è che dicesse delle cose straordinariamente diverse da quelle che ci diciamo adesso. Quindi sicuramente la situazione è molto seria. Bisogna fare tutte e due le cose, come diceva Antonio prima, bisogna lavorare sull'adattamento e sulla mitigazione. Quando si parla di mitigazione vuol dire ridurre le emissioni. Allora, da questo punto di vista, guardate, secondo me ci sono due cose che devono andare avanti molto parallelamente. Sicuramente oggi abbiamo a disposizione un arsenale di soluzioni che non avevamo prima. Vi faccio un esempio, nell'azienda dove lavoro, a Torino, abbiamo installato quello che allora era il più grosso impianto fotovoltaico su un tetto a Torino. Okay, adesso non mi ricordo più esattamente in che anno, ma forse nel 2006-2007. C'erano gli incentivi, no? I primi incentivi. L'avevamo pagato una roba, cioè tipo 4.500 euro a kilowatt, una cifra. Adesso siamo sotto i 1.000. Adesso si fanno impianti che non hanno più bisogno di nessun incentivo. Stanno sul mercato tranquillamente. Una volta si facevano centrali eoliche in cui ogni turbina era 650 kW. Adesso sulla terraferma si mettono tranquillamente turbine da 5,6 MW. Okay? Quindi sono aumentate di 9 volte. In mare si mettono delle turbine da 12-15 MW, galleggianti tra l'altro, quindi non c'è neanche bisogno di stare poi vicino alla costa. Il tema delle auto elettriche, il tema delle batterie anche, è un tema su cui il riciclaggio, ad esempio, delle batterie sta andando avanti a una velocità notevole. Quindi noi oggi, rispetto a 10 anni fa, abbiamo un arsenale di soluzioni per fare una serie di cose molto più grande, molto più valido e a prezzi molto più accessibili. Però c'è un altro pezzo di questa storia che è: anche se noi utilizzassimo bene tutto l'arsenale, ma vogliamo continuare a fare esattamente le stesse cose che facciamo adesso, non arriviamo da nessuna parte. Cioè noi dobbiamo veramente metterci nella testa che dobbiamo usare delle cose diverse, ma anche fare delle cose diverse, ma dobbiamo comportarci in maniera diversa, dobbiamo farci delle domande anche. Ve ne faccio una: ma perché io per andare a Londra in treno devo spendere 250 euro e Ryanair mi fa volare con 15? Perché? Beh, perché c'è qualcuno che ha deciso che... Cosa succede? E lo allontano di più. E perché? Perché qualcuno ha deciso che i voli aerei si incentivano. Cioè nella mia città, Torino, adesso Ryanair ha impiantato una base, sono tutti lì che stappano la champagne. Io e altri siamo, come dire, agghiacciati da questa cosa, perché vuol dire gente che senza pensarci salta sull'aereo e dice: ma io questo weekend vado a Barcellona perché non mi costa 5 euro. E dice: no, quella roba lì non può esistere, non può essere, non si può fare, perché diciamo una delle cose che ci ha insegnato la fisica, e qui sono con un fisico, è che noi, la Terra è un sistema chiuso, okay? Che ha una serie di risorse limitate. E dobbiamo ficcarcela in testa questa roba qua. Noi dobbiamo imparare a vivere dentro i cosiddetti limiti planetari. E questo, anche questa è una storia vecchia. C'era stato un volume che si chiamava I limiti dello sviluppo. Esatto. Che in realtà si chiamava I limiti della crescita, nella sua versione inglese, no? Poi in italiano è stato tradotto come I limiti dello sviluppo. E guardate che allora, erano gli anni 70, si temeva molto che a un certo punto finissero le risorse. Non ci sarà più il rame, non ci sarà più il fosforo, non ci sarà più questo. In realtà è finita un'altra cosa, è finito lo spazio fisico per buttare i nostri rifiuti, è finito soprattutto lo spazio fisico per buttare i gas a effetto serra, che sono uno dei nostri rifiuti più comuni. Tutte le volte che noi accendiamo una stufa, una macchina, e mettiamo dei gas a effetto serra. Allora, il pianeta si è riempito di quella roba lì, oltre la sua capacità di assorbirla. E questo è il limite, il primo limite che noi abbiamo incontrato, il limite che abbiamo incontrato adesso. Allora noi dobbiamo fare marcia indietro e imparare a stare dentro questi limiti planetari. Vi ripeto, la tecnologia è un grandissimo aiuto, ma se noi pensiamo di sostituire ogni macchina
diesel con una macchina elettrica, scusate, non abbiamo capito niente. Dobbiamo, di nuovo, nelle grandi città, la gente usa la macchina spesso per fare meno di 3 km per ogni percorso. Voglio dire, cioè, adesso se uno non ha proprio dei problemi, quella è una distanza che si fa in bicicletta o a piedi in un tempo francamente irrisorio. Anzi, spesso, se uno considera il parcheggio, no, ci mette meno. No? Però continuiamo, in Italia abbiamo 670 macchine ogni 1000 abitanti. Siamo il secondo paese europeo per automobili, ma ci servono veramente tutte? Ecco, sono queste un po' le domande che ci dobbiamo fare, perché la tecnologia sicuramente ci dà una grossa mano e sono sicuro che troveremo delle altre cose che ci daranno una mano, ma non ci dà una mano per fare esattamente quello che stiamo facendo adesso, anzi per aspirare a fare ancora di più, perché poi in realtà tutto quello che ci viene detto, no, quando accendiamo la televisione e guardiamo la pubblicità è: ma comprati un altro telefonino, ma cambia la macchina, ma perché non vai in vacanza alle Maldive anziché andare in Sardegna, e tutte queste robe qua. Allora, questa cosa qui, dentro i limiti del pianeta, non ci sta. E dobbiamo fare uno sforzo per usare bene quello che la tecnologia ci dà, perché se continuiamo a usarlo male, ogni guadagno, ogni risparmio di efficienza che ci viene dalla tecnologia, ce lo mangiamo perché vogliamo fare una roba in più. Ecco, quella roba lì non funziona. Me è un po' sottovalutata, anche se non è molto bella da dire, anche l'aumento demografico comunque è un impatto, è vero? Ok. Rispondi tu, Antonio. Sì, no, rispondo non rispondendo, nel senso che se guardiamo la storia del XX secolo è fatta di grandi eroismi, anche di tragedie, e se guardiamo agli stati autoritari del XX secolo vediamo che hanno cercato di limitare due cose, non tutti, ma insomma tutti hanno cercato di limitare la mobilità, tutti hanno cercato di impedire ai cittadini, per esempio, di lasciare il loro paese. Uno di questi stati autoritari ha anche imposto limiti molto stringenti sulla natalità. Nessuna di queste due cose è andata molto bene. Sembra che gli umani hanno un istinto molto forte che li porta a volersi muovere e a volere fare le scelte che vogliono con la loro famiglia. Quindi io credo che se noi pensiamo che la soluzione passi attraverso più o meno misure, chiamiamole costrittive, che limitano la mobilità, o mettiamolo così, misure il cui effetto finale è quello di limitare la libertà personale alla mobilità e la libertà personale a costruire la famiglia che uno vuole, non andiamo da nessuna parte. Sono misure, secondo me, socialmente inaccettabili. Quindi la sfida che noi abbiamo di fronte è trovare una soluzione che sia tecnologica, economica, politica, sociale, che ci permette di preservare queste due libertà che credo l'umanità ritiene essenziali, e al tempo stesso però non ci incatena dentro un modello di consumo che è nocivo e soprattutto senza fine, perché poi dove andiamo? Prima si parlava delle automobili e di sviluppo demografico. Credo che quanti sono gli esseri umani sul pianeta, i cittadini del pianeta? No? 9 miliardi? 7? Beh, non è vero, no? C'è 1.300.000.000 di cittadini che non vengono mai contati, si chiamano automobili, perché quelli lì hanno degli ospedali, si chiamano garage e meccanici, dei supermercati dove trovano il cibo, le stazioni di rifornimento, hanno anche le cliniche dove si nasce, le fabbriche, e devono avere una casa. Sono i garage, quindi sono a tutti gli effetti cittadini. Il fatto che non parlino, oppure diciamo non, è tutto sommato secondario. Quindi abbiamo 1.300.000.000 di cittadini non contati, invisibili, che occupano spazio, occupano risorse, eccetera. Non solo, ma diciamo la verità, corrispondono a un modello di investimento delle nostre risorse anche un po' strano. Ciascuno di noi ha un'automobile, ha speso 20.000 euro, quelle che sono, e ha 20.000 euro per un affare che usa
un'ora al giorno, se va bene. E chiunque economista vi dirà che è un uso veramente sbagliato del vostro capitale, meglio investirle in Google o Apple. Quindi c'è qualcosa che non va nel modello in cui tutti quanti devono avere un'automobile. Io credo che lo sviluppo tecnologico dell'automazione, che in parte viene già fatto, esistono già le automobili automatiche, si chiamano taxi. Dal punto di vista del consumatore è automatico. Io lo chiamo, quello viene, salgo, mi porto, arrivederci. L'unica differenza nel futuro è che non ci sarà quello a bordo, ma poi per me non sono autonome, sono automatiche, perché una macchina autonoma è una macchina che uno sale dentro e gli dice portami in ufficio e lei dice no, voglio andare alla spiaggia e ti porta alla spiaggia. Quella è autonoma, altrimenti sono automatiche, questo è un piccolo problema. Quindi secondo me la tecnologia ci aiuterà non solo a trovare le soluzioni energetiche, ma anche i modelli, come dire, di mercato, di organizzazione, eccetera, che possono portare agli stessi risultati, cioè abbattere i consumi energetici in generale, che poi per fare l'energia bisogna comunque usare qualche cosa. E quindi penso che questo sarà una cosa importante. L'ultima cosa che voglio dire è che prima si parlava dell'abbattimento dei costi del fotovoltaico. Sia il fotovoltaico che l'eolico sono andati giù a picco come costo e continueranno a scendere, perché quella che si chiama learning curve, man mano che la gente impara a fare sempre meglio, a farli in volume, il costo continua a scendere. Bene, se voi guardate nello stesso periodo di tempo come è cambiato il costo dell'energia elettrica prodotta dalle fonti fossili, per esempio dal carbone, è rimasto costante. Questo perché fare energia elettrica dai combustibili c'è uno zoccolo duro che è il costo della materia prima. Cioè, sotto a quello non possiamo scendere. L'eolico e il fotovoltaico non hanno questo problema, non c'è il costo della materia prima. Quindi il potenziale di abbattimento del costo di quelle due fonti di energia elettrica è ancora molto alto. E quindi credo non abbiamo ancora visto la fine, della curva. Quindi sono molto ottimista rispetto all'abbattimento dei costi della produzione di energia. Quello non risolve il problema della mobilità, che è un'altra questione, però credo che avremo delle evoluzioni molto interessanti in quel settore nei prossimi anni. Quindi una parola di speranza, signora. Bene. Allora, ha bisogno di... vuole fare una domanda? Non so se sia... Non so se farla all'ingegnere o al fisico, ma cosa ne pensate di quella della proposta Mancuso, quella di dotare il nostro pianeta di una super piantagione di alberi di mille miliardi di piante che dovrebbero avere questa proprietà di... E un'altra cosa rispetto ai modelli, alle previsioni di aumento della temperatura e relativamente a questo il fatto di ridurre la crescita della temperatura, sono stati considerati gli effetti dell'inerzia termica? Se oggi smettessimo di bruciare fonti fossili, però non per vedere un effetto forse dovremmo aspettare 30-40 anni per vedere calare la temperatura. Allora questa cosa non è un elemento che porta acqua al mulino di chi dice non c'è niente da fare, dobbiamo solo adattarci e di lì il nucleare o altre storie. Rispondo alla prima. Nel corso della storia dell'umanità sono stati tagliati, si dice, 3.000 miliardi di alberi, no? Quindi sicuramente c'è spazio per piantare alberi e i programmi di forestazione sono una parte importante. Bisogna stare attenti che anche lì però c'è un sottile bilancio in alcuni posti, in alcune condizioni. Prima che c'è un costo in emissioni anche nel
fare questa operazione del piantare gli alberi. Quindi come tutte le cose non è una cosa che si ripaga un momento dopo, quindi ci sono delle condizioni nelle quali uno va un po' sotto, no? Aumenta le emissioni e poi l'albero comincia a riassorbire. Sono stati anche degli studi su, ad esempio, in alcune zone, cioè ho visto uno studio israeliano che parlava di questa cosa del, diciamo, gli alberi sono scuri, ok? E quindi rispetto a una superficie chiara di un deserto sabbioso, no? C'è questa differenza nell'effetto dell'albedo, no? E quindi l'albedo del deserto, cioè la riflessione dei raggi solari che è dovuta a questa superficie chiara, adesso, diciamo così, diminuisce, lo dico in modo non arrabbiarti, diciamo, diminuisce la quantità di energia, no, che arriva e che riscalda la Terra, vengono respinti semplicemente i raggi del Sole. Quando io ci metto una superficie scura, invece queste tendono ad assorbire e quindi si sbilancia questa questione dell'albedo. E di nuovo, prima che questo effetto venga compensato dalla crescita dell'albero, la quantità di carbonio che viene accumulata nell'albero, ci vuole un po' di tempo. Quindi, però al netto di queste attenzioni che bisogna avere, per cui non è di nuovo una cosa che scatta domani, no? È un investimento che bisogna fare, sicuramente c'è spazio per questi interventi di forestazione importanti, anche di riforestazione importanti. Ci sono una serie di aree, io lavoro spesso in Turchia, c'è un potenziale gigantesco, c'è un altro potenziale gigantesco di cui si parla poco, che è lo stoccaggio di carbonio nei suoli. Cioè in Turchia stiamo facendo un progetto per cambiare il modo con il quale si portano le capre al pascolo, le capre e le pecore al pascolo, perché questo oggi danneggia moltissimo la vegetazione e danneggia moltissimo il suolo, quindi il suolo non è in grado di stoccare carbonio, ma c'è un enorme potenziale, se uno gestisce questi pascoli in maniera diversa, c'è un enorme potenziale per accumulare carbonio nel suolo, quindi tutte le regioni steppiche in cui c'è una forte pressione da parte della pastorizia, anche in Italia, francamente, ci sono queste potenzialità. E quindi sono queste soluzioni basate sulla natura che bisogna guardare nel loro complesso. Assolutamente, sì. Per arrivare alla seconda domanda, la risposta è sì. I modelli hanno tutti questi effetti dentro. Noi sappiamo che il periodo di aggiustamento dell'atmosfera è circa 20-25 anni, quindi quando uno mette l'anidride carbonica in atmosfera, l'effetto di riscaldamento arriva a equilibrio dopo circa 20-25 anni. Quindi l'anidride carbonica che è già adesso in atmosfera non ha espletato tutto il suo potenziale, ci metterà altri 20-25 anni per andare a equilibrio. E in ogni caso, se anche noi per miracolo riuscissimo a azzerare le emissioni, quello che c'è già in atmosfera rimane lì. Per questo che tutti gli scenari che sostanzialmente arrivano a un livello di riscaldamento molto basso alla fine del secolo richiedono quello che noi chiamiamo emissioni negative dopo il 2060. Vuol dire che dobbiamo togliere l'anidride carbonica dall'atmosfera, che è una sfida ancora più complicata perché l'unico modo che al momento conosciamo di farlo è che scali. E abbiamo molti metodi tecnologici, però il problema è che qui dobbiamo togliere dei miliardi di tonnellate di carbonio. L'unico metodo che sappiamo è quello di piantare alberi. Però piantare tutti quegli alberi, poi c'è un problema di uso del suolo, di competizione di uso del suolo col cibo, di interferenza sui prezzi del cibo, insomma diventa una faccenda complicata. Quindi la questione delle emissioni negative è totalmente aperta. Proprio la settimana scorsa è stato aperto un impianto pilota in Islanda che utilizzando l'energia elettrica geotermica islandese a bassissimo costo usa un sistema per mineralizzare un impianto pilota, un esperimento. Però ripeto, il problema è che dobbiamo togliere miliardi di tonnellate e quindi diciamo al momento non abbiamo veramente una tecnologia che ci permette di pensare di poter fare queste operazioni su scala planetaria. Quindi c'è ancora lavoro da fare. Direi grazie ai nostri ospiti, tra l'altro grazie a voi. Il professor Navarra deve prendere un treno, grazie mille.
continueremo comunque a parlare di questi argomenti. Certo.